Serva! Cioè, c'è! Ma dove stai, Pasquale? Stava con me fino a mo'. Poi è sparito, non so se domenica ci spicciato. Tu manda a piazza. Biasi, a dove stai, Pasquale? Il signor Pasquale è uscito in la sala TV, la sala televisione. Ha dato stelo televisore. Ah, vabbè, grazie. Carne. Pasqua, ma c'è sta faccia qua? Non ci posso credere, Giovanni, non ci posso credere. Ma ti rendi conto? C'è cosa? C'è successo? Morpheus, quello che face Matrix, da, quello che dice c'è ma asciugare a pallone, da. Rascate, rascate. Non c'è di pugliese, quello, ma ti rendi conto? C'è più scoperto. Pensarò che quello è dato un doppiaggio, vedi? E c'è cazzo è lo doppiaggio? Quando lo film è in inglese e quello fanno capire in Italia, parlano capitolo doppio in italiano, parlano di sopra. E allora Matrix è un film inglese, vedi? Puttana di quella troia, compa. E ancora a memoria se ce la parte. Rascate, rascate, era troppo bello. Ma mi stai dicendo che l'originale è in inglese? Sì, ne. Quasi la maggior parte dei film che vede sono tutti in inglese. Annaggia santo, Morpheus, fuori da capo. Sì, ma qui te l'hanno fatto per ridere. E per ridere la pizza, compa. A un cristiano non ci hanno fottuto lo BMW, era forte un film, a sa perdere. E ecco picce allora. Allora non essere tutte quante inglese quei film che in italiano facciano tutto cagà. Cioè che dici? Compa, ogni volta che pizza con la televisione a casa, non lo so, questi attori parlano veramente da certe maniere che non si parla così in mezzo alla strada. Come cazzo mai mi ho parlato da quella maniera? Cioè che dici? Guarda giù a... Io dubito che la prima cosa che dici quando ti fottono la macchina, per esempio, no? Ed è... Dannazione, mi hanno rubato la macchina! Ma che cazzo parla così? Non malato di mente? Dannazione? Cioè, dannazione! Ti hanno fottuto la macchina, compa! Vabbè, sì, su questo sono d'accordo. Dannazione non si dice in italiano. E maledizione? Beh, sì, manco maledizione. Maledizione! Mi ha tradito! Capito? Che cazzo parla così? Ma ci stanno male? No, ma mi stai vedendo questo coso qua, com'è che si chiama? Arrov. Arrov qua. C'è una persona normale in tale Italia che parla in questa maniera? Cioè, veramente, parliamone seriamente, Joa. Dice che le telecamere del traffico sono online. Se sta calmo, devi dargli il tempo. Se sta calmo, devi dargli il tempo. Chi è che mette l'accensore? Tempo. Che cazzo parla così, Joa? Sì, sta calmo, devi dargli tempo. Vabbè, stai esagerando un po'. Sto esagerando, non c'è un nanzo, va. Vai nanzo, metti blade. Che cosa ci fai qui? Non dovevi aspettare notizie da Lance mentre cenavi con le signore Smoke? Che cosa ci fai qui? Non dovevi aspettare notizie da Lance mentre cenavi con le signore Smoke? Cioè, ci cazzo parla così, Giua? Veramente, porca di quella troia puttana zoccola. Ci è che parla così in Italia? Ci è? Quando mai? Vabbè, non ti incazziamo. Non ti incazzare? Sto ne pigliando per culo, compà. Noi italiani non ci parliamo così. Non ci siamo così, dai. Vabbè, non ci siamo italiani, siamo pugliesi. Hai capito, ma uno stuzzo d'italiano lo sappiamo pure. Non ci si parla così. Senta sto cucchione qua, ne? Con tutto il rispetto, non penso che alle persone importi della mia amicizia con Laurel Lance e di un vecchio scandalo, quando la città sta scomparendo e solo degli uomini mascherati la aiutano. Mo tu me la dici, no? Mo l'hai sentito pure tu. Vabbè, questo l'ho sentito pure io, dai. Tu immagini che io voco, cioè sa, c'ho lo supermercato, no? E gli ordina lo pane. Allora voco da guerra e dico, io preferirei il pane di Altamura, non troppo soffice, non troppo duro. È una cosa del genere. Stai qui a lo banco e dici, oh, ma come cazzo lo vuoi sto pane? Che qua mi ha fatto la pezzeretto. Lo so, lo so. E questi che fanno questi doppiaggi, compà, la mettere in galera tutti quanti. Poi faccio questo qua, hanno infranto la regola dell'accento, capite? Che cazzo è la regola dell'accento? Ah, tu non ce la sei la regola dell'accento? Mo te la spiego io come funziona. Picchi di carta e penna. Allora, tu pigli una frase normale, capito? Questa qui che fanno il doppiaggio, sta regola tutti quanti l'erano a conoscere. Se tu sbagli questa regola qua, sbagli tutte le significate. Tu, capito? Traduci tutto, tutte le cose, le traduci a puttane, capito? Non si capisce un cazzo. Allora, pigli questa frase, eh? Questa frase bella, precisa, facile, facile. La frase è questa qua. Io oggi mi sento una palla fuori di intra le mutante. Te l'hai segnato? Sì, ma io segno. A posto. Mo, quello che ti chiedo io, Giua, eh? Cerca di ragionare, pure ci tieni una capo da cazzo. Grazie. Mo, mettiamo un accento sopra la prima parola.
capito? Io oggi mi sento una palla forte dentro le mutande, mettiamo l'accento sopra io. Vediamo se ne esce fuori. Io oggi mi sento una palla forte dentro le mutande. Ma ce vuol dire? Vuol dire che un altro cristiano di fianco a me ha detto, ah, oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. E io gli ho detto, io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande, non è tu. Questo significa ci metto l'accento sopra io, capito Giovanni? Sì, fin qua che ho arrivato, Ok, mo provo a mettere l'accento sopra la seconda parola, va bene? Io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. Questo è facile. O dici praticamente che ce ne sa ancuno uno vai dicendo che quasi per tutta la settimana ha tenuto una palla fuori dalle mutanti. Io invece solamente oggi. Io oggi mi sento una palla fuori dalle mutanti. Stato cristiano tutta la settimana. Ah, ti ho capito. Ok? È forte sto coso. Mettiamo l'accento sopra la terza. Io oggi mi sento una palla fuori dalle mutanti. Qua è chiaro che vuoi farci un maestrino, capito? Sta ancora uno di fianco a te che ha detto io oggi sento una palla fuori dalle mutanti. Tu lo vuoi correggere? Pince ci dice, io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande, vuoi dici, capito? È solamente quando vuoi correggere anche un altro, che ste parla. Questa è già un poco più difficile. Citta. Guarda tu. Mettiamola sopra la quarta parola, ma diventa complicata la cosa. Io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. Questa qua è come una specie di metafora, capito? Tu ti senti come una palla fuori dentro le mutande. Non lo so come può essere dentro la vita normale questa cosa, però diciamo che tu un dato giorno ti senti come una palla fuori dentro le mutande. Non è veramente che tieni un cuglione fuori delle mutande, capito? C'è qualche dico? Questo qua stranamente l'ha più capito. Mo sopra la quinta. Io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. Questo è facile. Vuol dire che solitamente ne guardi sempre due palle fuori dentro le mutande. Stavolta solamente una. Io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. Ma veramente? Fuori di capo? Mo l'accento lo mettiamo sopra palla, ok? Io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. E questo ci vuol dire? Come se tu dici, oh Pasqua, io oggi mi sento un pilo fuori dentro le mutande. E io invece mettendo l'accento da, dico, io invece oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. Tu lo pilo, io la palla, capito? Fuori di capo, compa, Pasqua sei un mago, porca puttana. Citta, chiudite. La morte tua. E non c'è finita ancora la frase, mo la metto sopra fuori l'accento. Io oggi mi sento una palla fuori dentro alle mutante. Ma questo è semplice, mo lo dico io. Cioè, io oggi mi sento una palla fuori dentro alle mutante. Vuol dire che solitamente la senti intra le mutante, bravo. No? Bravo, curu figlio. Vedi che a certe volte non ci pare, ma capisci, ti metto in terra, cammini. Grazie. Mo' qua arriva lo punto dello doppiaggio, compa. Mo' mettiamo l'accento sopra di, capito? Io oggi mi sento una palla fuori di intra le mutande. E c'è c'entro un doppiaggio con questo? Mo' lo scoprirai. Chiunque dice io oggi mi sento una palla fuori di intra le mutande. Ce vuol dire? Non vuol dire uno stracazzo di niente, cioè. Ci vedete che mette l'accento sopra sta parola, eh? Questo qua veramente un cuglione, non sa parlare. Non sa veramente un cazzo mettere l'accento sopra questa parola. Sta parola da morire domani. E sto cristiano che la dice da morire dopo domani, sotto un camion chino di merda. Ah, compa, c'è qua una roba di rispetto, capito? Se tu metti l'accento sopra questa parola, vuol dire che non sei niente, che proprio non sei niente di quello che stai dicendo. Vabbè, ti ho capito, siamo un anzi. Siamo un anzi. Mettiamo l'accento sopra intra. Quindi io oggi mi sento una palla fuori di intra le mutante. Significa che solitamente sta palla è fuori di altre vanne. C'è sa, c'è di sotto, di sopra, di reto alle mutande, capito? È chiaro. L'ultimo due accenti, sopra lì. Io oggi mi sento una palla fuori dentro lì, mutante. Questo vuol dire che non ci supporta che alcun altro ha detto che si sente la palla fuori dentro la mutante, capito? Invece tu dici, io oggi mi sento una palla fuori dentro lì, mutante, vuoi dici magari. È chiaro, sino, composino. E infine, questa... L'ultimo accento che mettiamo è quello che ha fatto nascere, capito, la domanda all'essere umano. Grazie a questo accento qua mo capito come si fanno le domande. Mettiamo l'accento sopra l'ultima parola. Io oggi mi sento una palla forte entra le mutante. Sto a domanere come lo puoi interpretare questa cosa. O è una domanda che sta chiedendo anche uno. Io oggi mi sento una palla forte entra le mutante. Come ci da dici controllo entra le mutante, vi tengo una palla da fuori. È chiaro, curo controllo. Magari quella controlla. A meno che non è mugherda. No, vaffanculo, qual è l'altra interpretazione? Otra interpretazione è una frase di solidarietà, capito? Poi sta un amico tuo di fianco a te, che ha un problema, diciamo, dello stesso livello, tipo c'è saccio. Oggi tengo una scorza entra lo naso, che non riesco proprio come la levo, compa. E tu parti con la stessa cosa, no?
E dici, io oggi mi sento una palla fuori dentro le mutande. C'è altro. Ave una settimana che non riesco a cagare. Mi sto ne dolono le spalle. Da sta vita di merda non si face altro che paia. Ave una vita che vuoi che campagna. Tengo una diarrea che non ci mi volasse. E tutte queste cose che abbiamo detto, pur ci stai alla fine l'accento, comunque non c'è una domanda. È una frase di solidarietà, capito? Cioè tu vuoi far capire al mondo esterno che tiene dei sentimenti, va? Ma questa è la prima volta che ti dico veramente grazie. De niente, Gioa, sugamo. Voglio capire perché c'è tutti questi film tradotti in italiano. Sono tutti strani. Bravo, perché? Dillo tu, perché? Perché mettono l'accento sempre sopra la vanna sbagliata, no? Sì, compà. E qui due. In galera non ammetto a quei figli di puttana. Vedi che per una volta siamo d'accordo, mannaggia, ci dà muerto. Due volte, Oliver, due volte. Sì. Ci sono sempre alti e bassi nelle coppie. Pensavo fosse una buona idea. Una buona idea? Ma ti ha dato di volta il cervello?